Ciao a tutti, allora credo di avere l'aspetto di una persona che si sta sciogliendo, di un omino di neve a Ferragosto e non credo di avere un bell'aspetto, vedo che ogni cosa qui è sul punto di colare. Sto morendo di caldo. Però oggi vi volevo fare un video dei prodotti che ho comprato nell'ultimo periodo, non sono moltissimi ma ve li volevo far vedere. La prima cosa che vi faccio vedere, ma proprio velocissima, sono delle penne, non so neanche il senso abbia farvele vedere. Alla Lidl ho trovato queste penne colorate che sono veramente molto carine, quindi se andate alla Lidl dateci un'occhiata. Poi da Amazon quest'anno ho comprato, quest'anno, questo mese ho comprato dei prodotti per pulire pennelli da trucco perché sostanzialmente non riesco a lavare per bene i pennelli. In genere io odio lavare i pennelli, li uso tutti quelli che ho, poi dopo ho una vasca di pennelli da lavare e viene fuori un lavoro pessimo. Quindi ho deciso di provare a comprare qualcosa per aiutarmi in questo ingrato compito e avevo provato a prendere questo, che doveva essere un cosino per pulire i pennelli a secco, quindi voi l'aprite, dentro c'è questa spugnetta che dovrebbe essere al carbone, per quello c'era scritto, e a secco voi passate il pennello sopra alla spugnetta e dovrebbe rimuovere la polvere. Io ho provato, ma secondo me questo leva solo il grosso della polvere, ma come se voi lo sfregassi su qualsiasi spugna, quindi non mi ha convinto molto. Avevo pensato di provare a farlo mettendoci un detergente, alternativamente mi sa che ho preso una ciofeca, quindi questo non so ancora se consigliarvelo, magari riesco a farlo funzionare. Fra l'altro devo dire, c'è scritto proprio qui Make Up Brush Dry Clean Sponge, mi sembrava appunto carino perché a volte magari per pulire un pennello è utile avere qualcosa di secco in modo tale che poi non ci siano i tempi di asciugatura, però il primo tentativo fatto di questo è stato fallimentare, secondo me a secco non funziona. Poi ho comprato invece questi. Questo era un kit unico, vendevano entrambi questi prodotti, sono quei cosi di silicone che voi in questo caso appiccicate dentro il lavandino così e sfregate i pennelli per togliere più in profondità il colore. E poi c'era questo che boh, è più piccolo. Questi l'ho provati perché appunto ho pulito i pennelli per portarli in vacanza e questo invece mi è piaciuto veramente molto perché effettivamente in un secondo strusciando il pennello sulla parte di silicone vedo che il pennello si pulisce molto più facilmente che se mi metto lì a mano e lo provo a lavare a mano, quindi questo è approvato. L'altra cosa che ho qui è una serie di libri da cucina, sono veramente tanti e impegnativi, non so quanto vi possano interessare, ma ormai la mia fissa per le cose da cucina è infinita. Allora, tutti presi da Italy e ho preso come primo libro Acque Detox. Questo ve lo dico sinceramente, un libro ho preso solo perché costava 7,90 euro e perché io non bevo acqua, nel senso non ho mai sete, però la mancanza di idratazione, insomma, non è una bella cosa per la salute delle persone e quindi ho pensato di provare a trovare un po' di ispirazione in magari delle acque detox, appunto delle acque aromatizzate, che magari mi invogliano a bere di più. Ora, in realtà il librino l'ho iniziato a guardare e forse è un po' inutile comprare il libro perché ci sono tutta una serie appunto qua di acque che ci po possono essere fatte, però sostanzialmente la cosa vi dice combinazioni di frutte e verdure da combinare insieme. Probabilmente se fate una ricerca su internet le trovate senza bisogno di spendere 7 euro e 90, però il prezzo comunque mi sembrava abbordabile. E poi, sempre della stessa linea, ormai è il quarto libro che compro di questa linea, abbiamo torte semplicissime. Io questo stava a 9,90 euro, invece è un bel malloppetto, sono quasi 200 pagine di ricette di torte e l'ho sfogliata e ci sono torte un po' per tutti i gusti. Dopodiché ho comprato 4 mega libri,
Tra cui questo che si chiama scuola di cucina, l'ho preso perché costava semplicemente 10 euro e dentro sembra esserci veramente una varietà ampissima di argomenti. Io l'ho già iniziato a leggere e sembra interessante. Della stessa linea ho preso una delle due cose che invece amo di più mangiare, ovvero la pasta, e niente, anche questo stava solamente 10 euro. Io di paste ne so fare abbastanza, però non ho potuto resistere a 10 euro un manuale di questo tipo, tutto sull'alimento che io preferisco in assoluto. Questo però non l'ho ancora letto, quindi non so dentro com'è fatto, non so se consigliarvelo. Se siete interessati, fatemelo sapere e vi aggiorno. E poi ho preso due libri che invece secondo me sono molto belli anche esteticamente da vedere. Uno si chiama La grammatica delle spezie, è molto bello secondo me, appunto la copertina, e questo stava 20 euro, 19,90 euro, e praticamente dentro ogni pagina ha una spezia diversa con la spiegazione di come abbinarla, di che origine ha. Ogni pagina è dedicata appunto a una spezia diversa. In più però lo trovo molto bello anche perché dentro ogni pagina ha una texture diversa e secondo me è veramente molto bello anche esteticamente questo libro, e quindi era un po' che lo guardavo, non ho resistito, alla fine l'ho comprato. Ultimo libro, preparatevi, è sulla seconda cosa che preferisco mangiare, no scherzo, però io amo molto i carboidrati e quindi io vorrei imparare anche a fare la pizza e il pane, per cui ho comprato quest'altro, secondo me, bellissimo libro che è un atlante del panettiere, si chiama, quindi dentro praticamente ci sono tantissime ricette per fare tutti i tipi di pane, dolci, salati, con vari semi e quant'altro. Questi sono i miei folli acquisti di libri da cucina. Questo era il più costoso perché costava 29,90 euro, che comunque non mi sembra un prezzo irraggiungibile. Ora gli devo solo trovare un posto a sti libri. Con i saldi ho fatto un ordine Pandora e come vedete altre 4 scatoline, quindi 4 oggetti. In realtà ne avevo ordinati 5. Però uno dei prodotti mi è stato tolto dalla spedizione, anche se io sinceramente non ho capito perché, perché poi era ancora disponibile sul sito quando sono andata a vedere e quindi avrei potuto riacquistarlo, però siccome sto per partire ho evitato di fare un altro ordine, ho rischio che non mi arrivasse in tempo, perché in questo periodo, come vi avevo già detto, ho avuto un sacco di problemi con le spedizioni, ma veramente tanti, tanti, tanti ritardi pazzeschi, pacchi non si sapeva dove erano finiti. Credo sia una problematica un po' di spedizione internazionale a causa della situazione mondiale. Però ok, allora, uno degli anelli, perché questi sono tutti anelli che avevo preso, non mi è stato spedito, mi è stato rimborsato chiaramente, però mi è un po' dispiaciuto perché era una cosa un po' romantica, insomma, avevo scelto degli anelli legati al mese di nascita di tre persone molto importanti per me. Uno dei tre non è arrivato, ma lo comprerò un'altra volta, non è importante. L'altra cosa che mi ha fatto un po' incavolare dell'ordine di Pandora è che io avevo selezionato la spedizione in un giorno, perché appunto volevo che queste cose arrivassero prima io partissi, se no era un casino. La spedizione un giorno costa 10 euro, quindi è molto cara, e invece sto pacco ci ha messo una settimana a arrivare, quindi pari uguale a quella che non era in un giorno. Ora io capisco le problematiche, però secondo me se un sito non è in grado di garantire una spedizione un giorno, non è giusto che la faccia pagare alle persone, quindi potrebbero tranquillamente segnalare la spedizione un giorno in questo momento non è disponibile, perché altrimenti è al limite della truffa prendersi i soldi senza fornire il servizio. Premetto che io in questo caso la spedizione in un giorno non l'ho pagata perché avevo raggiunto una cifra per cui era gratuita. Non reclamerò la cosa visto che tanto il prodotto mi è arrivato e cioè non ho avuto una spesa aggiuntiva, però lo trovo scorretto. Comunque ho preso 4 anelli.
Io ho sempre grande difficoltà a prendere gli anelli per il fatto che ho le mani molto 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 piccole, però Pandora dà un metodo molto semplice per misurare la misura dell'anello e infatti devo dire che sono soddisfatta, gli anelli mi stanno, ne ho scelti due che poi sarebbero stati tre da anulare e ho preso questo che è un anellino rosso che mi sembra si chiami Goccia di luglio, mi sembra, e è l'anello appunto che ho preso perché mia mamma è nata a luglio. Poi ho preso l'anello settembre che è blu perché a settembre sono nati mia sorella e mio babbo, e poi avevo preso l'anello col mese di nascita del mio fidanzato, ma non mi è stato spedito, spero che non sia un segno del destino. E questi li avevo presi da anulare proprio perché erano una cosa un pochino più romantica. Io per la mia mano ho la misura 14, quindi microscopica per l'anulare. E invece gli altri due li ho presi per il medio e ho preso questo anello qua che è veramente bellissimo, questo secondo me piacerebbe un sacco anche a mia mamma, tanto che avevo quasi pensato di regalarglielo, però ormai gli avevo preso altri regali per il compleanno, magari un'altra volta. Questa è una perlona con tutta questa struttura qui a palline e qua ci sono dei fiorellini che sorreggono la perla con anche quello più grande ha una pietrina qui, ma non è troppo troppo invadente la pietrina. E niente, questi sono tutti i miei acquisti del periodo. Se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto.